Il dottor Ginny e il dottor Timothy vogliono ancora il cristallo che ha al collo di Dominique. Non lo avrete mai, abbiamo già giocato e voi avete perso. Non potete costringerci a giocare il mega game. Mi siete sicuri? Eric, aiuto! Pronti, partenza, via! Mega Game, le nuove puntate ogni lunedì alle 7 di sera su Frisbee, canale 44. Eccoci, arrivati, deve essere questo il posto. Wow, è una nave. Già, proprio come aveva detto. È una nave grande, sembra antica. Buongiorno ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Dillo, chi siamo? Dillo, insieme. Dillo, insieme, insieme. E stiamo per entrare in una nave fantasma. Ancora una volta, lo spirito di Halloween ci ha invitato ad andare a dormire a casa di alcuni suoi amici, come dice lui. Sì, amici fantasmi. Sì, ci ha fatto prima andare a casa dei fantasmi, poi in un hotel dei clown e adesso in una nave che dice ci siano i fantasmi. Ed eccoci qua. Ma questa in realtà è una nave storica, è molto antica. Questa nave è stata costruita quasi 100 anni fa. E forse è proprio per questo che ci sono i fantasmi. Ma è solo una leggenda, Eric. O forse lo spirito di Halloween lo dice solo per farci spaventare, per festeggiare Halloween. No, non credo proprio, ci sono i fantasmi. È palesemente una nave fantasma, guardala. E poi è vicina a un sottomarino fantasma, per questo. Oh, guarda, un sottomarino, sembra antico, molto. È un sottomarino fantasma. Ma no, dai, ma che ne sai? Ok, queste cose sembrano un po' vecchie, tipo come quelle dei film con i fantasmi, però... Sono sicura che sarà molto interessante entrare in una nave così antica. Andiamo, no, Eric. Aspetta, Dominic, no. Paura. Che paura! È stato tremendo, perché ha fatto così? Lo so io perché. Per darci il benvenuto, hanno visto che ci stavamo avvicinando gli amici dello spirito di Halloween, è per questo. Mi batte il cuore fortissimo. Possiamo andarcene? Possiamo andarcene? È tranquillo, è solo il rumore delle navi. Ma perché? Dai, andiamo, dovremmo entrare di lì. Oh, somiglia al Titanic. Eccoci qua, siamo saliti con l'ascensore, guarda! Wow! Sembra davvero grande, ancora più grande da qui. Guardate quanto è antica. Dai, da questa parte. Aspetta, Dominic, pensiamoci, dai, sul serio. Wow, questa campanella è davvero grande. Siamo sulla nave, ragazzi, lo vedete? Quelle sono le finestre. È bella. Sì, certo, bella. Ci sono qua dei gattini. Oh, guarda qui. Tantissime cose antiche. È vero. Ci sono anche delle foto. Sono veramente spaventato, non so come spiegarvelo, ma so... Oh mamma, mi hai fatto paura, uniforme! Ragazzi, sott'occhio sembrava un fantasma. Perché mettono un manichino tutto bianco qui? Aspetta, Dominique! Guarda, sedie antiche, guarda qui dentro! Oh. Wow! Questa è una sala da pranzo immensa! Sembra di essere in un film, tipo Titanic! Sì, ma quello non finisce bene. Non dirlo, Titanic, finisce malissimo! E per te è facile dirlo, perché tanto la ragazza si salva! Ma Jack no, tremendamente no. Sentite ragazzi, musica antica. Tipica dei film di paura. E questo tizio, anche lui è antico. Salve signore. Dominique, dove stai salendo? Non lo so, di qua andiamo verso sopra, proviamo. Wow, Eric! Che c'è? Qui siamo proprio in alto, siamo sul ponte. Oh, ma è grandissimo! E non c'è nessuno. Guarda quanto è antico. È vero. Chissà quante mani hanno toccato questo corrimano. Ma erano igienizzati. Siamo vicinissimi alla parte da dove esce il fumo. Da qui sembra ancora più grande. Perché non c'è nessuno? Siamo gli unici a camminare qui. Come mai? Ma perché ci sono dei tavoli apparecchiati con delle lenzuola bianche? Anche quelli sembrano dei fantasmi. Wow, guarda che vista! È bellissimo! È proprio come essere su una nave da crociera. Però questa nave è parcheggiata, ferma, non si muove. Ed è per questo che fa più paura. Perché è una nave che non può più viaggiare. Perché è antica e abbandonata qui. E per questo è una nave fantasma. Guarda, possiamo salire ancora più su. Lì è rotta. Wow ragazzi, è stranissimo essere qui. Sembra di essere in un film. Lì è rovinata. Dominique. Eric. Dominique. Eric. Dominique. Che stai facendo? Tururu, 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 tururu. Oh, ok Eric, basta. Basta. Dominique. Basta. Ehi, volevo essere romantico. Sì, ma ti ha
siamo sul ponte, come si fa ad entrare dentro? Ah, ecco, è entrata! Oh, una piccola entrata buia! Dai, ecco, tranquillo! Ho paura! C'è la scala! Piano, Dominique! Vieni! Guardiamoci attorno! I fantasmi amici dello spirito di Halloween potrebbero essere qui da qualche parte! Ma come fa a essere così tranquilla? Wow, guardate che bella, Eric! È così elegante! Guarda qui! Questi sono dei negozi? Quello è il capitano? Il capitano! Guarda! È vero! Ma è finto? No, è vero! No, sembrava no. Finto! È vero, si muove! Wow! Ci saluta! Oh, ci sto salutando! Ciao! Hai, oh, sta uscendo Dominique? Ma è vero o è fantasma? Oh. Yes, please! Yes! Thank you! Oh, che bello, ho fatto una foto col capitano, hai visto? Fammi controllare la foto. Secondo te Dominique era davvero il capitano o era un fantasma? Il fantasma del capitano, come fa a esserci ancora il capitano di questa nave? In effetti era molto strano e poi sembrava un tipo molto antico. Hai visto che barba bianca? Sembrava un capitano dei film. Ma no, Eric, era vero, non è un fantasma, ho fatto anche la foto. Oh, giusto, si vede nella foto, quindi non è un fantasma. Dominique? Perché ci sono delle bambole spaventose invece qui? Sono molto strane. Questa doveva essere la stanza dove giocavano i bambini tanti anni fa. Giocavano qui dentro? Con queste bambole qui? Non lo so, a me fa sempre più paura. Non mi convince. Guarda quella lì! Sembra che da un momento all'altro possa dire: non sono una vera bambola. Ma che dici, Eric? Sono carine, smettila. Un momento, e adesso perché ci sono tantissime navi piccole dentro una nave grande? È un'esposizione. Wow, sono tantissime, guardate! Ma questa è gigante! Guarda, c'è anche l'interno! Wow! Guarda come sono eleganti queste scale! Vediamo dove si va! Sono spaventose! Wow, guarda giù! Che c'è giù? Cosa c'è? È tutto così antico! Ed è tutto quanto di legno! Legno ovunque! Guarda, questa è questa nave quando ancora non era una nave fantasma! Quando ancora funzionava ed eravamo tutti più felici! E non c'erano i fantasmi! Ok, Eric, è bello esplorare questa nave, tutto molto interessante, però adesso dovremmo anche cercare di capire dove si trova la nostra stanza e come arrivarci! Aspetta, perché non abbiamo deciso che ce ne andiamo? Non era scontato ormai? Cosa? No! Non ti è bastato quello che hai visto? Hai visto quelle bambole? Lo spirito di Halloween ci ha offerto una notte qui, ci ha dato il numero di stanza, quindi restiamo qui a dormire. Dormire in una nave fantasma? Ma sul serio? Sì, Eric, vedrai, sarà emozionante e non incontreremo fantasmi. Adesso forse da questa parte sono le stanze. Da quella parte? Cosa? Le stanze sono in un corridoio lungo e spaventoso. Dai, Eric, andiamo. Oh, mamma. A voi non fa paura? Questo corridoio sembra non avere fine. Secondo voi, in questa nave fantasma, incontreremo dei fantasmi? Aspetta, Dominique, arrivo! Cosa vedi? Wow! 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 Anche qui è tutto quanto di legno! Sì, Eric, è normale, ma guarda, è grandissima! È vero, è una stanza gigante, ma questo qui è un appartamento! Guarda questo ventilatore, è vecchissimo! E come finestre abbiamo due oblò, guardate che strano! E guardate quanto sono antichi! Sì, e sono anche un po' sporchi però. Beh, sono antichi, ma guardate che panorama. Sì, carino. Altre sedie antiche. Chissà quante persone prima di me si sono messe qui in questa posizione a guardare la televisione. No, Eric, non credo. Guarda che all'inizio la televisione non c'era. L'hanno messa dopo. Ah, giusto. Peccato. Ma per fortuna adesso c'è. C'è la televisione e c'è anche il Mega Game, la nostra serie TV. E ci sono proprio adesso le nuove puntate. Voi le state guardando? Ogni lunedì alle 7 di sera accendete tutti quanti la TV e andate su Frisbee, canale 44. Ci divertiamo tantissimo. Wow, quanti cassetti! Ah, no! L'hai rotto! No, guarda, Eric! Questo ma... serve per scrivere! Per scrivere? Sì, è tipo una scrivania estraibile, uno scrittoio. Uno scrittoio? Wow, è così antico, richiudiamo. E ce n'è anche un altro! No, questo è un cassetto, ah. Un normale cassetto. E l'altro! Basta, Eric! Basta. Sono cassetti! Sì, ma perché ce n'è così tanti anche qui? Anche qui, guarda. Poi, vediamo. Strano. Ma quanti scomparti! C'è nulla? No, non c'è nulla. Perché questo si apre così? Sembra una porticina segreta. Forse è una porticina segreta. Dominique, questa è una porta.
Cos'è? È una porta. Questa qui è una porta per un passaggio segreto. No, Eric, io non credo. Sì, sembra. Guarda, c'è anche il pomellino. Ma c'è scritto calore. Calore? Sì, è tipo una stufa. Una stufa antica? Esatto. Guarda, un quadro antico con gli unicorni. Aspetta, qui c'è una porta. Ci sarà un'altra stanza. Apri. Non si apre? No. Come no? Fai provare? Perché non si apre, Dominique? Cosa c'è lì dentro? Non lo so, è chiuso a chiave. E perché è chiuso a chiave? E io che ne so? Dentro la stanza in cui dobbiamo dormire c'è una porta chiusa a chiave che probabilmente porta in una stanza strana. Andiamocene! No, aspetta, ma Eric! Andiamocene, andiamocene! Eric, sta fermo! D'insieme, 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 d'insieme.